Le Nazioni Unite accusano l'esercito israeliano per il bombardamento della scuola dove sono morte 23 persone. Questo mentre Tel Aviv annuncia una tregua di 4 ore su parte di Gaza, tregua respinta da Hamas che aveva chiesto invece un cessate il fuoco su tutta la città. Tzahal aveva detto di aver risposto al fuoco di missili partiti dai pressi dell'edificio e solo qualche giorno fa l'ONU aveva denunciato alcuni missili stoccati all'interno di un istituto. Il portavoce delle Nazioni Unite però è chiaro, in quella scuola non c'erano armi ma solo bambini e rifugiati. Abbiamo esaminato la zona, trovato delle prove, abbiamo analizzato i frammenti, i luoghi dell'impatto e possiamo dire che l'artiglieria israeliana ha colpito la nostra scuola dove 3.300 persone avevano trovato rifugio. Crediamo ci siano stati almeno 3 impatti e condanniamo nella maniera più ferma possibile la violazione della legge internazionale da parte delle forze israeliane. Accuse che l'esercito israeliano, per bocca di un suo portavoce, respinge al mittente. Al mattino ci sono stati colpi di mortaio da zone adiacenti quell'istituto e uno scambio di colpi con le nostre forze. Stiamo compiendo un'inchiesta e valutando anche altre ipotesi. È ovviamente una tragedia, ma l'esercito non ha volutamente colpito le strutture dell'ONU. Secondo i media di Tel Aviv, però, ci sarebbe malumore anche nelle forze militari israeliane che vorrebbero un ordine preciso, avanzare su Gaza o ritirarsi, sfiancate dall'incertezza della politica che farebbe lievitare il numero di morti da ambo le parti.